A fine luglio della scorsa estate, la vicenda del baby macaco rubato nella notte dal parco faunistico Cappellera di Cartigliano aveva tenuto tanti vicentini appassionati di animali con il fiato sospeso, fino al suo insperato ritrovamento il giorno successivo a Mestre e al ricongiungimento con i tre fratelli di 13, 4 e 2 anni, oltre alla coppia genitrice, la scimmietta facente parte di una famigliola di 6 esemplari, di cui lui era il piccolo, il 31 luglio fu segnalato all'interno di una gabbietta da un passante recuperato dai carabinieri. Fu accudito, visitato da un veterinario, prima di riconsegnarlo in buone condizioni agli operatori del parco. Si apprende oggi che a rubarlo con violenza furono due amici veneziani di 35 e 37 anni, padri di famiglia, che il giorno precedente avevano visitato il Cappellera. Un appello lanciato dai social e l'informativa alle forze dell'ordine di tutto il Veneto per ogni ordine e grado fece evidentemente sortire l'effetto di una forte pressione nei confronti di chi aveva malmenato i macachi adulti. Ci sono riscontri veterinari in merito, tanto da abbandonare la gabbietta in strada con all'interno il cucciolo del primate di appena un mese di vita. Difficilmente il baby macaco sarebbe sopravvissuto al distacco dalla madre in così tenera età. Il movente del furto, non ancora certo, non risiederebbe nella volontà di lucrare sulla vendita nel mercato nero di un animale esotico, bensì portarlo a casa per sfizio proprio. Si apprende oggi dal comando dell'arma bassanese che tra i due sospettati emerge il nome del segnalatore che raccontò ai tempi una versione dei fatti condita da parecchie frottole che i militari sono riusciti a confutare, forti dell'esito del lungo lavoro di revisione dei filmati di videosorveglianza acquisiti, rilevando anche le targhe di due veicoli di loro proprietà.